Ma il nostro è un no sul merito e nel metodo che avete utilizzato per portare in quest'Aula la legge di bilancio. Il metodo lo conosciamo tutti, ne abbiamo parlato ieri. Avete totalmente sbagliato, per l'ennesima volta avete sbagliato il metodo, avete sbagliato il modo di approcciarvi al Senato della Repubblica. Un governo dimissionario, un governo che ha dichiarato di andare a casa dopo la grossa batosta elettorale presa, un governo che avrebbe dovuto almeno una volta dire: signori, ci siamo sbagliati, signori, torniamo nell'aula col capo coperto di cenere e ricominciamo un rapporto e iniziamo un rapporto tra istituzioni della Repubblica Italiana. Il problema è che ancora una volta si è voluto utilizzare l'arroganza, si è voluto utilizzare la fiducia, quella fiducia che ormai non c'è più. Ci sarà forse in quest'Aula sicuramente la fiducia nei confronti di questo governo, forse, ma fuori la fiducia non l'avete più. Fuori gli italiani vi hanno detto andate a casa. Fuori gli italiani, nel momento in cui si è detto se perdo vado a casa, gli italiani vi hanno detto la riforma che avete fatto è totalmente sbagliata e andate a casa. Un messaggio che non avete recepito e un messaggio che, ahimè, continuate a non capire. E quindi ci troviamo, cari colleghi, in un'aula praticamente vuota, vuota, a ascoltare quella che sarà la fiducia che darete a questo governo. Si poteva fare quello che avevamo detto. Questa settimana si lavora, si cambia la legge di bilancio, si migliora questa legge totalmente sbagliata e settimana prossima si veniva in aula, si lavorava seriamente, non per il bene del Senato, non per Renzi che ha dato le dimissioni e chi se ne frega delle dimissioni di Renzi, ma per il bene degli italiani, per il bene di tutte quelle persone che si aspettavano e si aspettano qualcosa da questa legge di bilancio. Per tutte le promesse che avete fatto in campagna elettorale, perché in campagna elettorale, per portare a casa i milioni di voti che avete portato a casa perdendo, ne avete fatte di promesse. Una su tutte, faremo il ponte sullo stretto di Messina, e va bene, ok. Ma ne avete fatte di promesse ed erano contenute in quella legge. E sappiamo benissimo che buona parte di quelle promesse che avete fatto purtroppo dovevano passare dal Senato, le modifiche dovevano passare in quest'Aula e quindi, mettendo la fiducia, avete disatteso quelle che sono le aspettative degli italiani. Di 28 milioni di italiani a rischio di povertà, di categorie intere, di precari che in questo momento stanno aspettando e ci stanno ascoltando. Alcuni anche questa notte ci dicevano: cambiate qualche cosa. Non possiamo cambiare niente, cari amici, perché loro hanno messo la fiducia. Non possiamo cambiare niente, cari italiani, perché loro hanno messo la fiducia e loro non vogliono cambiare niente. Come il bambino quando perde la partita, prende il pallone e se ne va, lasciando gli altri a giocare con magari la palla di pezza, questo Presidente del Consiglio e questo Governo hanno fatto come i bambini. E quindi questo lo dobbiamo dire agli italiani, diciamolo agli insegnanti precari, diciamolo ai precari dei vigili del fuoco, diciamolo alle forze dell'ordine, diciamolo ai dipendenti della pubblica amministrazione, diciamolo a tutte quelle persone che in questo momento ci stanno ascoltando e aspettano qualcosa, diciamolo agli agricoltori. Diciamolo anche alla Coldiretti, che si era schierata mentre gli agricoltori hanno votato no. Diciamolo agli industriali, che la loro categoria si era schierata, mentre gli industriali veri, quelli che lavorano, quelli che hanno i calli sulle mani, invece dicevano di no. Mica gli amici del palazzo. Mica gli amici del palazzo, gli amici degli amici degli amici. Agli amici degli amici degli amici hanno detto no. Gli italiani hanno detto no. E quindi noi diciamo no a questa ennesima fiducia. Noi diciamo no
alle Marchette, al signor De Luca e ai suoi amici. Vergogna. Contenuti in questa legge. Vergogna. Contenuti in questa legge. Noi avevamo fatto una proposta ed era tra le varie proposte presentate dalla senatrice Comaroli. La proposta era: togliamo le Marchette e mettiamo gli stessi fondi per le aree terremotate. Con la vostra fiducia avete detto no anche alle aree terremotate. Se lo ricorderanno gli italiani, quelli che vanno a votare, quando torneremo al voto il più presto possibile. Renzi vuole andare al voto, lo sfidiamo. Se lo ricorderanno gli amici di Taranto per quei 50 milioni che gli avete fottuto semplicemente perché il presidente della regione si è schierato per il no. Se lo ricorderanno gli italiani, se lo ricorderanno tutti gli italiani. E non servirà, cari colleghi della maggioranza, ditelo al presidente Renzi, che non ha neanche avuto il coraggio di venire in quest'Aula almeno per l'ultima fiducia. Vergogna. E non basterà mettere un governo da chiunque sarà fatto e poi trovarci il presidente del Consiglio che si rifà una verginità, perché gli errori fatti in 1000 giorni di niente se lo ricorderanno, e noi saremo il megafono che ricorderemo agli italiani di questi 1000 giorni di assoluto niente. Avete promesso una riforma al mese, non siete riusciti a mantenere la promessa. Aveva promesso che sarebbe stato l'ultimo presidente del Consiglio a chiedere la fiducia in quest'Aula e non sarà l'ultimo presidente del Consiglio, anzi va a casa lui. Ci aveva preso in giro il signore di Firenze. Ci aveva preso in giro dicendo, se ve lo ricordate, nel 2014, quando avevamo iniziato a trattare le riforme costituzionali, dicendo che noi eravamo i capponi. Non lo diceva della minoranza, lo diceva che i senatori erano i capponi. Il cappone è lui e gli abbiamo tirato il collo prima di Natale. E gli ricordiamo che quella, cos'era, com'è che ci aveva chiamati, quell'accozzaglia, come ci ha chiamati lui, quell'accozzaglia, ha tirato il collo al cappone. A casa, signori, a casa!